Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo gioco. Sono in compagnia di Robin Hood, che è Chip. Ciao a tutti ragazzi. E Moon. Ciao. Mia moglie ragazzi. Ciao. Siamo tutti e tre in questo nuovo gioco che molti di voi mi hanno consigliato, che ho provato ieri in live. Provato la parola grossa. 3 ore di gioco. Sono quasi finito, porca boia. E ragazzi, questo gioco, innanzitutto vi chiedo un grosso pollice in su. E questo video lo vedrete sul mio primo canale e sul canale di Chip. Se riceviamo abbastanza pollici in su, giusto, la serie andrà avanti fino alla fine sul secondo canale, Luke Loop, e il canale di Chip. Speriamo, eh? Ragazzi, una cosa importante: al prima impressione il gioco potrà fare schifo, sembrare un gioco del Kaiser, ma vi assicuro, se vi fidate di me, dateli una chance, una, perché il mio gioco merita davvero, diventa veramente figo ed è diverso da ciò che pensate, ve lo assicuro. Veramente. Una cosa importantissima ragazzi, vi abbiamo saltato tutta la parte del tutorial, siamo al secondo livello, eccetera, eccetera, sì, ma siamo ancora all'inizio. Al primo mondo, e ora andremo subito al secondo, perché faceva parte del tutorial al sbloccare il secondo mondo. Giusto, certo. Bravissimo. Ragazzi, io sono mago, mia moglie è guerriera e Chip è arciere. Bravissimo. Guardate come sono bella oggi. Una strega. No! Ragazzi, allora, il gioco è un GDR, ma logicamente esplorativo, avventurioso, e avventuroso, azione e soprattutto crafting, perché assomiglia molto a Minecraft per la questione crafting. Yep. La cosa figa ragazzi, che abbiamo inizialmente una crafting table, ok, un tavolo da lavoro, che possiamo già addirittura potenziare, ma ci serve il minerale di rame e la ceppa di legno. Giusto. Legno tranquillamente e il rame, ora vi faccio vedere come farlo. Una cosa importantissima ragazzi, che manovraggiando qui tra le opzioni di crafting abbiamo poche cose. Per esempio la cote, se andiamo sul il piccone, fai vedere a Viviana come si fa per favore. Non possiamo entrare, soltanto una persona può entrare nella bravi, andiamo sulla sezione crafting, il pugno col martello in mano. Eccolo, bravi. Perfetto. Andiamo sul piccone, bravi. Sì. C'è una cosa scritta cote, bravi. Sì. Grazie alla pietra facciamo la cote, ne fabbrichiamo un po', quelle sì, che potete. Sì. Io per esempio una. Ok. Cliccate la E, riandate sullo zaino, prendete la cote e ve la mettete nel zaino. Allora, nell'inventario. No, no. Ah, nell'inventario. Okay. Ora, con la rotella selezionate il vostro aggeggio rotto. Ok, okay? Per qua. Esempio, a me la bacchetta magica. A me la Ora, selezionato il mio aggeggio rotto, cliccate il numero corrispondente alla cote. A me, per esempio, è 8. Il mio è 3. Vi sistema una parte del vostro attrezzo. La cote serve per sistemare. Ok, abbiamo già notato questa cosa. Perfetto. Ora vai. Ragazzi, visto che io sono ho voglia di andare a combattere, ce ne andiamo freschi freschi a combattere. Andiamo al mondo 2, premiamo la M, andiamo al mondo 2. Ragazzi, come funziona questa mappa? Sono 44 mondi da esplorare, il gioco ancora in open source. Allora, ogni mondo ha le sue cose, ossia nel mondo 1 è la casa, ossia dove proprio viviamo, abbiamo la crafting table eccetera, dove andremo molto spesso. Nel mondo 2 sbloccheremo nuovi mob, nuova avventura. Giusto. Ma molto piccolo. Nel mondo 3 eccetera eccetera, così via. Sì. Dicendo, in ogni mondo sbloocchiamo materiali nuovi e mob nuovi che droppano cose nuove. Più avanti ci saranno un sacco di boss. Manca a me che è nuova questa cosa, eh. Molto avanti ci saranno un sacco di boss eccetera eccetera. Ora, andando al mondo 2, vai, noi l'abbiamo già esplorato. Sì. Se noi clicchiamo sul mondo 2, se andate sulla mappa premendo la M, ok, bravissimi. Allora, lo scheletro, il teschio è i mob che incontreremo in questo mondo. Incontreremo la larva magmatica, la larva impolverata, il fante principiante, il carapace di sabbia. Perfetto. Se clichiamo sulla foglia sono le arboreste, cioè gli arbusti? No, la natura, quello che becchiamo. Okay. Qui becchiamo l'agave e il cactus, che ancora mi ha sbloccato. Comunque c'era anche il cactus, e grazie al cactus l'acqua. Bene. Se andiamo sul terzo sono i minerali che incontriamo qua. Minerale di rame, elettroquarzo grezzo. Ma c'è soprattutto il minerale di rame. Rame. È quello che ci serve. Per cui andiamo su viaggio. 5 secondi. Vai, E tutti quanti viaggeremo in questo fantastico mondo. Ragazzi, tanti pollici in su per questo gioco fantastico. Sì, ragazzi, e troverete il continuo su Luke in Loop. Link in descrizione. Iscrivetevi per ricevere le informazioni. Yep. Ecco qua questo viaggio temporale nel mondo tra portale e portale. Ragazzi, una cosa importante: il gioco è acquistabile su Steam. Noi logicamente non lo abbiamo acquistato perché io ricevetti delle chiavi molto tempo fa. Ragazzi, io non vi ho detto una cosa importante: ricevetti questo gioco qualche tempo fa, non mi ricordo quanto. La chiave per me, per Cip, per mia moglie, per altri del network, non mi ricordo chi. E poi non mi ricordai più di questa chiave. Infatti, visto che il gioco è uscito da 2 giorni.
Me l'avete anche considerato in molti nei commenti. Mi sono ricordato che io avevo una chiave di questo gioco. Cioè, tutti avevamo una chiave. E infatti, poi lo abbiamo solamente installato. Ed eccolo qua, ragazzi. Gioco fantastico. Allora, andiamo avanti. Siamo nel mondo 2. Eccolo qua, i cactus. Oh. Ora, qui, se notate, venite con me. Sì, noi in questo mondo, per il momento, serve questa cosa. Venite qua. Ma se io mi pungo. Al volo non si punge. Giro, al volo giro, a raccogliere il rame. Ok, perfetto. Raccogliamo il rame. Vai, eccolo qua. Boom. Io per esempio ho un'altra cosa. Aumentare di livello. Premi C. Questa è l'ultima cosa del tutorial. Infatti, mente magica. E saliamo di cose qua. Ok, perfetto. Ah, te ne serve un po' di più? No, raccogliamo. Vi siete fermati. Devo entrare, raccolgo solo io. No, io volevo cercare un'altra cosa perché. Ma che è sopra e non si toglie? Un momento, eh. Che poi chi pirla, abbiamo il piccone perché. Ragazzi. Dove sei andato? Sì? Lu? Aspetta che crafto delle torce, posso? Amore, dove sei? Lu? Torce. Amore, sei finito nel buco? Yes, posso fare delle torce. Come yes? No! Vediamo un po', ok. Luce, sono caduto nel buco. Dove sei? Oh porca bacca. No, visto. Ma è un buco deficiente. Perché siete scesi? Io sto qua, vi aspetto qui, eh. Allora premi la M, premi la M, M e fai subito basso a destra. Sì, sì. Torniamo sopra. Okay, allora andiamo a prendere il rame che ci serve per potenziare la nostra amica crafting table. Ma già che ci siamo, di rame ne prendiamo un po' di più. Eh sì, perché ce ne servirà anche più avanti. Ecco qua un altro ciuffo. Io sto cercando altro ciuffo. Andate in giro, ci vediamo. Infatti quello che sto facendo. Che figa l'ombra, ragazzi. Ma se io rompo i cactus? Raga, qua c'è qualcuno che mi sta sparando. 61 d'esperienza. Chi è successo? Cosa è successo? Aia. A me esperienza non me l'ha data. Ma dove sei? Aia. Raga, non ti vedo. Dietro. Dietro dove? Dietro, raga. Robin Hood, qua. Sì, Robin Hood. Robin Hood. Sono Robin Hood. Però, Chip, cioè, con tutto il posto che c'era, tu hai picchiato. Ero lì vicino, Ma 120 d'esperienza, allora. Oh, buono. Cosa ci combini, Chip? Eccolo qua, dov'è? E sali, però, tu. Ragazzi, logicamente, io essendo mago, posso colpire da lontano. E io invece. Madonna, che botta, che botta. Ah, sapete cosa? Qua ci sono i mob di livello 2. Questo qua, per esempio, è il cavaliere del fuoco. È un nuovo mob per noi. Morta. La cosa figa è che quando si muove, muore, si ha una sorta di keep inventory, perché non si perde l'inventario, Chip. Yep. Dai una mano qua sopra. Un attimo sono sceso. Vabbè, io i combattimenti li so affrontare, perché basta fare così e poi si schiva, che si impara nel tutorial. E io sto crepando, infatti premo 3 e mi bevo la pozione. Beato te. Ok. Ok, a posto. Oh, so io questo. Io per difenderti sono rimorto un'altra volta. Vabbè, facciamo che Moon, ragazzi, muore. Non ti difendo più, ecco. Allora, quanto rame avete? Io ne ho Nello zaino. Io ne ho, vediamo un po'. 8 3 Vabbè, già abbastanza. Andiamo a casa, ragazzi. Per 4 cui, vado io, eh. Vai, ciao, ci allora, vediamo dopo. Andiamo qua, all'1. Viaggiamo. State viaggiando? 5 Vai, 4 3 2 1 Let's go. Eccoci qua. Ok, ragazzi, intanto anche consigli nei commenti, sicuramente condividete il video, commentatelo, diteci cosa vorreste vedere, cosa vorreste che facessimo, eccetera eccetera e bla bla bla. Adesso, ragazzi, corriamo a casa. Vai. E anzi, già che corro a casa, io naturalmente tempo mi fotto un po' di lana qua. Di lana, di cotone, perché mi servirà poi più avanti anche a voi sicuramente. Sì sì. La cosa figa, ragazzi, è che in 3 giocando appunto in 3, noi stiamo giocando in connessione LAN, non in multiplayer, ma in LAN, ossia con la stessa connessione di casa, visto che Chip a casa mia, ne approfittiamo per finirlo. E la cosa figa di giocare in coop è che l'esperienza si divide in 3, cioè si divide tutti quanti insieme, mentre i materiali no, infatti. Il drop dei mob è uno punto per tutti, non è uno a testa. Aiuta. Io per esempio mi sono perso. Aiuta. Io sto venendo dietro a te. Dove siete? Bloccato in mezzo ai mob. No, io sono a casa. Dove sei? Dai, vieni. Mo' te seguo anche io a te. Io sono a casa. Per esempio, le bacche dovrebbero ristabilire un quarto di ogni cuoricino. Per cui si potrebbero comunque prendere, invece di usare le pozioni. Ok, mazziamo questi. Vai, esperienza. Bisogna salire di livello qua. Bisogna farmare. I mob droppano queste schegge di pietra portale blu, che ci servono appunto per fare i portali. Mia moglie è crasceta, l'aspettiamo. Dai. Aspettatemi, eh. Ragazzi, tasto destro sulla crafting table e qua in alto a destra c'è questa freccia verso l'alto, appunto per potenziare. Ci serve la legna. Ok, la vado a fare. Ce n'ho uno io. Ne servono 8, vado a farla. Vabbè. Non uscite così, non vi perdete di casa. Mi perdo solo io al massimo. Ah, ok. Tipo, mi raccolgo un po' di legna, ok. Ah, ma sei qui vicino. È qua. Ah, ok. Poi faccio anche tutte le farm che vogliamo, ragazzi. Il gioco è veramente
figo, perché veramente possiamo farci le farm, piantarci quello che vogliamo. Appunto questo mondo lo useremo come mondo principale. Yep. Qua faremo tutto. Ok, entriamo in casa e andiamo a potenziare la crafting table. Vi faccio vedere cosa succede. Vai, guarda. A parte che potremmo, volendo, anche fare tre crafting table, eh? Sì, volendo sì, sì. Però, sì. Poi la faccio. Sì, prova, vale potenziare tutte e tre. Poi Jerry, potenziare quel, è quel, Allora cominciamo con una, ragazzi. Vado, dai. Potenzio, guardate l'effetto. Vai. Guarda, guarda che la sega. Guarda che la sega. Eccola qua. E voilà, potenziata. Cosa comporta il potenziamento, ragazzi? Sicuramente abbiamo un sacco di più roba. Guardate qua la craftare. Abbiamo il... Ok, questo è uguale. Abbiamo un botto di roba qua. Ma è uscita roba nuova. Come per esempio l'incudine, la fornace, l'altare. Roba che prima non c'era. Abbiamo picconi nuovi, tipo l'artiglio dello scavatore, che è efficace per l'estrazione di gemme e altri blocchi magici. Abbiamo il piccone e il rame, efficace per l'estrazione di blocchi di pietra, minerali, carbone e metallo. Abbiamo un sacco di roba nuova. Yep. La trivella scavatrice, che ci permette di prendere il terriccio molto più velocemente. Ma soprattutto armi. Armi, ragazzi. Arco di rame forte. Arco di rame forte, che è quello che io voglio assolutamente. Ma abbiamo anche l'arco di rame corazzato. Per cui cosa abbiamo deciso, ragazzi? Che ognuno farà la serie, cioè io per i cavoli miei sul mio secondo canale, Chip per i cavoli suoi, ma di tanto in tanto faremo l'episodio tutti assieme. Sì. Ossia magari uccidere un boss piuttosto che da farmi dare una mano in un mondo nuovo. Giusto. Eccetera eccetera. Oramai, ragazzi, questo episodio lo mandiamo avanti in tre e ce ne andiamo quatti quatti, vi dico io dove. Vai. Ce ne andiamo nel mondo 2, perché andiamo a sbloccare il nuovo portale per il mondo 3. Per cui Chip, allora, tu sei Lost, vai. Vado io. Portaci lì. Vi porto al mondo al 3, al 2. Ragazzi, eccoci in questo nuovo mondo. Ora, a parte eccoci che c'è qua. Hulk, il nuovo mob, guardate. Dov'è? Dov'è? Oddio! Rana, a parte che è potente, fante principiante. Ora lo attacchiamo. Quando sta per morire scappa. Guardate, non lo attaccate, non lo attaccate. Ma veramente? Occhio ste lumache. Perché? Cosa fanno? Escono all'improvviso da Madonna. Ok. Qua comunque salire di esperienza è un attimo, perché sì, fai subito un po' di cosa. Cerchiamo il portale, ragazzi. Okay. Allora, dovrebbe essere in ogni mondo c'è una miniera, o miniere nascoste, o comunque sia miniere con i portali, si chiamano dungeon. Ok. Per cui sono quelli da trovare appunto nei mondi. Senza di quelli non si può andare avanti. Comunque potete notare anche un'altra cosa importante, che i mondi sono abbastanza piccoli. Scappa. Sono veramente piccoli i mondi, io sto crepando. Posso No, non morire. Non morire che ci servi, eh. Occhio. Oddio, aiuto. No, lo sto difendendo io. Lo sto difendendo io. Ok, ho avuto la pozione. Buono. Buone, bravi. Allora, ora basta picchiare sti genti. Andiamo a cercare il portale. Dovrebbe essere più o meno, se mi ricordo bene. Io, ragazzi, sono sincero, l'ho già giocato in live, ma sono arrivato tipo al mondo 8. Poi da lì in poi non so più nulla. Allora, picchiamo sto Hulk. Vai. Perché non posso picchiare? Ma c'è in mano una cosa, un blocco di... Occhio che c'è pure la larva qua. C'è Hulk e Shrek qua, picchiamoli. Aiuto. Stava correndo. Sì, è vero, stava scappando. Stava correndo come una checca con le mani in alto. Allora, cerchiamo... Eccolo, trovato! Dov'è? Dov'è? Dietro di voi, è dietro a quella colonna che... Avete picchiato quello. Dai, andiamo, di qua. Ok, c'è l'entrata? Oh, tartaruga! Sì, c'è una tartaruga. La tartaminchia c'è. C'è uno pure là. Ok, perfetto, boom, fatto. Diciamo che per noi sembrano potenti perché non siamo potenziati noi. Eccolo qua, il portale. Oh. Allora, questo è il portale, ma non solo. In questo mondo si trova una piccola miniera. Poi ve la cercheremo. Ora, il portale... I mob appunto rilasciano queste schegge. Andando qua nel crafting andiamo a creare Eccoli i blocchi qua. Del portale che ci mancano. Faccio io? Sì, dai, falli tu. E dobbiamo ricostruire il portale. Ragazzi, questi qua sono i portali classici, normali, all'inizio del gioco. Poi ci saranno i portali di altri colori, che sinceramente oltre il blu io ancora non sono andato. Dove l'hai messo? No, basta aspettare un po', si disdroppa da solo. Ah, che figata. Ok, vai. Creato. Wow. E possiamo finalmente entrare nel mondo 3. Ma non ci entreremo. Vi lasciamo con l'hype. Non vi so dire, ragazzi. Volete vedere il mondo 3? Mi raccomando, iscrivetevi a Luke in Loop. Troverete tutta la serie lì. Se la volete, tanti pollici in su. Yep. E sul canale di Chip, la sua storia di Robin Hood. Oh. Un bacione e un abbraccio. Grazie a Chip e Moon. Grazie a te, Lu. Grazie, Lu. E a tutti voi. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.